Partiamo dalla storia della casa editrice torinese Giulio Einaudi, conosciuta da molti proprio dal suo logo, lo struzzo. La casa editrice Einaudi fu fondata nel 1933 da un gruppo di giovani allievi del liceo classico d'Azeglio di Torino, accomunati da un forte impegno civile e ispirati ai valori di cultura e libertà. Il gruppo comprendeva Giulio Einaudi, Leone Ginzburg, Cesare Pavese, Massimo Mila e Norberto Bobbio. Si trattava di un gruppo composito, ma accomunato dall'adesione convinta ai valori dell'antifascismo e da una grande curiosità per le culture e le letterature straniere, europee e ancor più extraeuropee. Giulio Einaudi incarnava l'anima imprenditoriale e Leone Ginzburg fu il primo direttore editoriale. Sul finire degli anni 30 furono inaugurate le prime collane di saggistica, tra cui i Saggi, che definirono di fatto i caratteri distintivi della neonata casa editrice, che proseguì intensamente la propria attività nonostante la repressione fascista. Dopo il 1936 crebbe il ruolo di Cesare Pavese, che promosse la traduzione di libri di Defoe, Steyn, Dickens, Melville e altri classici stranieri. Nell'immediato dopoguerra aprono le filiali di Roma e Milano. Quest'ultima era diretta da Elio Vittorini, che fondò il Politecnico, periodico innovativo sia per temi trattati che per impostazione grafica. Alla fine della guerra assunse la guida editoriale Cesare Pavese. La casa editrice diversificò la produzione saggistica, aprendosi all'antropologia, alla psicanalisi e divenendo un punto di riferimento importante per la narrativa italiana e straniera, con l'inaugurazione di collane come I Coralli, I Supercoralli e I Millenni. Dopo la morte di Cesare Pavese, avvenuta nel 50, a sostituirlo fu chiamato Luciano Foà. In quegli anni i gettoni di Vittorini rinnovarono il catalogo, promuovendo nuovi autori come Fenoglio, Lucentini, Rigoni Stern, Anna Maria Ortese, Sciascia e molti altri. Intanto crebbe nella casa editrice il peso di Giulio Bollati, che rimase alla guida dell'Einaudi fino al 79, quando poi si ruppe l'intesa col fondatore. Fu lui a valorizzare molti dei collaboratori interni, come Italo Calvino, Paolo Serini, Bruno Fonzi e Paolo Boringhieri, e fu sempre lui a legare la casa editrice intere generazioni di intellettuali. Vittorini e Calvino si occupavano soprattutto della letteratura, attraverso le collane di narrativa e la rivista Il Menabò, mentre Bollati coordinava i Saggi e le collane di classici. Nacquero in quel periodo, siamo negli anni 60, la piccola biblioteca Einaudi, la nuova universale Einaudi, la collezione di poesia, seguite dal nuovo Politecnico e altre collane. Gli anni 70 rappresentano il momento in cui l'Einaudi ottenne il massimo della visibilità e della diffusione. Ne sono un esempio i 6 grossi tomi della storia d'Italia, che furono prodotti in più di 100.000 copie. Negli stessi anni La Storia, di Elsa Morante, vendette circa 1 milione di copie. Allo stesso periodo risalgono anche Gli Struzzi, una collana semi-economica che ospitava il meglio delle altre collane, e le famose 100 pagine di Calvino. Gli anni 80 invece furono anni difficili per la casa editrice torinese. Passò attraverso una grave crisi finanziaria. Riuscì, nonostante tutto, a pubblicare autori nuovi e a impostare collane originali, come Microstorie e Scrittori tradotti da scrittori. Gli anni 90 furono il periodo del passaggio di proprietà al gruppo Mondadori e segnarono una svolta importante di tipo editoriale. Si apre infatti un nuovo fronte, quello dei tascabili, che Einaudi non aveva quasi mai avuto. Assunsero una loro fisionomia per genere e per formato, chiamandosi ET. Nel 1996 nacque Stile Libero, collana di tendenza rivolta a un pubblico giovanile, ma non solo. Seguirono negli anni successivi nuove collane, come l'Arcipelago Einaudi, Le Vele, I Nuovi Struzzi ed Einaudi Storia. Giulio Einaudi rimase presidente fino alla sua morte, avvenuta nel 99.